Ciao, benvenuto all'ultima puntata di Antropodcast. Noi siamo Virginia, Elena, Benedetta e Rebecca e oggi parleremo di Marc Augé. Diamo adesso la parola a Benedetta, che ci dirà un po' di più su questa figura molto importante. Grazie Rebecca. Marc Augé è un antropologo, etnologo, scrittore e filosofo francese. È noto per aver introdotto il concetto di non luogo, utilizzato per indicare tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Per questo motivo è anche detto antropologo dei non luoghi. Proprio a proposito di questo, Marc Augé ha scritto due libri. Il primo che abbiamo deciso di presentarvi è Un etnologo nel metrò. Egli quindi parla della metropolitana come non luogo, un luogo di passaggio da un posto ad un altro che però non permette agli individui di relazionarsi e di crescere. Lui quindi mette in atto una prospettiva etnologica, quindi analizza le relazioni sociali nel loro contesto. Ciò che cambia rispetto alle antropologie del passato è appunto proprio il contesto. Si parla dallo studiare i villaggi del sud del mondo, dove la cultura è localizzata, ad uno scenario urbano tecnologicamente avanzato, quindi l'Europa dei nostri giorni, in cui le persone vivono contemporaneamente tre dimensioni della cultura. Innanzitutto la cultura è locale, sempre facendo l'esempio della metropolitana di Parigi. La metropolitana è proprio di Parigi, è proprio della città, quindi è locale in questo senso. In secondo luogo è globale, infatti la metropolitana è il mezzo di trasporto più utilizzato in tutte le grandi città e per questo motivo, essendo un non luogo, ogni metropolitana ricorda anche le altre che ci sono nel mondo, quindi da questo punto di vista è globale. Infine è virtuale, infatti i contatti umani in questo contesto sono veicolati dai nuovi media, da internet e dai telefoni. A questo punto passo la parola a Elena, che ci spiegherà il contenuto del suo secondo libro. Il secondo libro di Marc Augé si intitola Non luoghi, introduzione ad un'antropologia della surmodernità. Parla per l'appunto dei non luoghi, ossia quegli spazi che hanno molteplici usi, che risultano anonimi e privi di storicità. Le persone infatti li frequentano quando sono in transito, ad esempio vediamo come non luogo degli aeroporti, degli alberghi, quindi non luoghi dove effettivamente si passi la propria vita, ma soltanto luoghi di trasporto, nel senso che per arrivare da un punto ad un altro si usufruisce per l'appunto di questi. Marc Augé definisce i non luoghi in contrapposizione ai luoghi antropologici, ossia tutti quegli spazi che hanno la caratteristica di essere identitari, relazionali e storici. La caratteristica identitari si intende dire che l'individuo, la persona che ci vive, ne acquisisce un'identità in quanto proprio caratteristica del fatto che egli ci vive. Relazionali perché la persona può instaurare delle relazioni che possono essere con l'ambiente, con il luogo, piuttosto che con altre persone. Mentre storici significa avere una raccolta delle memorie del passato, quindi un qualcosa che trasmetta non soltanto il contemporaneo, ma anche una storicità dietro ciò che effettivamente nel presente possiamo vedere. I non luoghi sono dunque quei luoghi di transito che impoveriscono l'identità della persona. Vediamo un esempio di questo sistema nel film Le ali della libertà. Le ali della libertà è un film ambientato nel Maine nel 1947. Racconta la storia di Andy Dufresne, che è un impiegato come vice direttore di banca a Portland, che viene ingiustamente condannato a 2 ergastoli nella prigione di Shawshank. All'interno di questa prigione vediamo che i detenuti cercano di conquistare la loro identità e di formare una loro personalità forte. Quindi vogliono essere, o comunque hanno lo scopo di essere, un punto di riferimento per se stessi e per gli altri all'interno del sistema carcerario. Adesso Rebecca ci parlerà un po' più approfonditamente del carcere. Per i non detenuti il carcere è un non luogo, un luogo di passaggio per tornare alla vita vera nella società. Al contrario, per gli ergastolani il carcere diventa un luogo identitario, all'interno del quale si sentono al sicuro e costruiscono una propria vita, guardando quella esterna come non luogo. Viene fuori all'interno del film il concetto di istituzionalizzazione, ossia quell'insieme di cose che trasformano il luogo in un non luogo e viceversa.
La legge all'interno del contesto carcerario ha l'obiettivo di controllare, tenere sotto controllo in una specie di mega schema tutte le persone, quindi prevedendo nelle reazioni i comportamenti e avendo per l'appunto degli schemi fissi, delle regole fisse sulle basi delle quali reagire e interagire con le persone. Cosa succede all'interno del carcere? Le persone innanzitutto vengono plasmate per essere per l'appunto controllabili dal sistema carcerario e dopo aver passato tanto tempo all'interno di questo sistema riconoscono come luogo sicuro il carcere, mentre riconoscono come luogo molto pericoloso in quanto sconosciuto, in quanto non rientrante in schemi fissi, quella che è effettivamente la vita fuori dal carcere. Cosa che per persone che non hanno vissuto l'esperienza carceraria è un grandissimo paradosso. Tra gli ergastolani ci sono due principali prospettive del carcere. Quella di chi vuole trovare una vita fuori da esso, come Tommy, un giovane incarcerato che durante la sua permanenza in carcere tenta di ottenere un titolo di studio in vista del suo ritorno alla vita esterna, e quella di chi si crea una vita all'interno del carcere, avendo addirittura paura di quella all'esterno, come per esempio fa Brooks, un anziano incarcerato da 50 anni che appunto si è creato una vita all'interno del carcere, all'interno del quale è diventato un bibliotecario e anche un grande punto di riferimento per tutti gli altri incarcerati, siccome è la persona più acculturata all'interno del carcere. Ok, un altro film che ci è sembrato molto interessante analizzare in luce antropologica è The Terminal. Questo film si ambienta in un noto non luogo, quindi in un aeroporto. Il protagonista del film è Viktor Navorsky e egli è costretto a vivere fra i gate dell'aeroporto a causa di una falla nel sistema internazionale. Infatti, mentre era in volo nel suo paese d'origine, che è un luogo immaginario chiamato Cracovia, scoppia una guerra e per questo motivo il suo passaporto non è più valido, quindi non può né tornare nel suo paese nativo né tantomeno uscire e andare a New York, per esempio. Quindi, per necessità, per obbligo anche, egli è costretto a vivere nell'aeroporto e pian piano si costruisce una vita fra quelle mura. Innanzitutto impara l'inglese, infatti non lo conosceva appena era arrivato, si fa degli amici fra i lavoratori dell'aeroporto, trova a sua volta un lavoro perché si scopre che è un abile carpentiere e addirittura si innamora. Quindi come si collega questo film alla prospettiva antropologica di Marco G? Quello che è comunemente considerato come un non luogo, quindi un luogo che non è identitario, non è relazionale, non è storico per Marco G, che come un aeroporto, diventa a tutti gli effetti un luogo per il protagonista, un luogo che in qualche modo cambierà la sua vita e lo farà crescere. Un'altra figura molto importante nel film The Terminal è quella della hostess Amelia Warren, un'amica del protagonista. Il personaggio si collega molto bene al concetto di residenza e domicilio, che a sua volta si collega con il concetto di non luogo di Marco G. Lo so, all'apparenza sembra che abbiano un significato molto simile residenza e domicilio, ma in realtà la residenza è quel luogo dove legalmente risiede una persona. Il domicilio invece è il luogo dove questa persona conduce la propria vita, i propri interessi, il lavoro, le proprie relazioni. Questa è una distinzione prevista anche dalla legge italiana ed è un concetto molto curioso se ci pensate, perché magari potrebbe interessarvi in prima persona. Io stessa, la mia residenza è in un paesino a sud di Milano, no? Ma la mia vita si svolge a Milano, è lì che ho le mie amicizie, i miei interessi, la scuola, dove passo la maggior parte del tempo, quindi posso tecnicamente dire che vivo a Milano, nonostante la mia casa sia in un paesino un pochino a sud di Milano. E non sono l'unica, basta pensare a tutte quelle persone che prendono i mezzi per andare al lavoro, per esempio i pendolari, o se ci vogliamo ricollegare al film, tutte quelle persone che prendono l'aereo, no? Per lavoro, come Amelia per esempio. Ed è interessante questa distinzione tra residenza e domicilio, che è un concetto molto moderno. Infatti in passato il luogo dove si abitava coincideva con dove si viveva, non c'era molta possibilità di spostarsi. Invece col passare del tempo e con la tecnologia le possibilità di spostarsi si sono ampliate, tanto da giungere a questo nuovo concetto tra residenza e domicilio. Giungiamo così alla fine dell'ultima puntata del nostro Antropodcast, che speriamo vi abbia tenuto compagnia. Grazie per l'ascolto e arrivederci.